Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric, ben ritrovati, sono terminate le vacanze, questo è il primo video che faccio dopo 15 giorni praticamente, quindi ho fatto veramente una bella pausa e ci siamo ricaricati. Spero che anche voi abbiate passato delle buone vacanze, per chi di voi è andato in vacanza, ma comunque che quantomeno vi siate riposati. Allora, come potete vedere ragazzi, siamo su Mad Max. Allora, premetto una cosa, io sono un grandissimo fan di Mad Max. Il primo film è stato fatto negli ultimi anni 70, gli altri due sono stati fatti negli anni 80 con il grande Mel Gibson nei panni di Max. E per me è stato, ovviamente, avendo vissuto gli anni 80, è stato un film, è stata una serie di film davvero importante. Con l'ultimo film di Mad Max, Fury Road, devo dire, mi è piaciuto tantissimo, nel senso che proprio mi ha divertito, adrenalina da subito, dall'inizio, e mi è piaciuta l'ambientazione in una maniera fuori misura, cioè è stata la cosa, penso, che mi è piaciuta veramente di più. E quindi ho voluto proporvi questo gioco non appena ho avuto la possibilità di prenderlo, perché ha anche quel non so che questo gioco di Shadow of Mordor, e voi sapete quanto mi piacciono giochi di questo tipo. Allora, c'è da dire questo, per chi di voi ha intenzione in futuro di giocare a questo gioco, lo premetto, io faccio spoiler, nel senso che vi farò vedere tutto, i video, il gioco, il gameplay e tutto quanto, per cui l'avventura principale, eccetera, per cui vi conviene non seguire questa serie se avete intenzione in futuro di giocare questo gioco qua. Se invece non avete la possibilità di giocarlo, e quindi perché non avete un computer abbastanza prestante piuttosto che per altri motivi, fatemi compagnia ragazzi, che lo giocheremo insieme. Ovviamente me ne batterò anche la ciolla della monetizzazione e quant'altro, per cui siccome comunque lo voglio giocare, ho deciso di giocarlo pubblicandolo comunque su YouTube, nonostante ci saranno video, quindi mi verrà segnalato e tutto, quindi non potrò monetizzarlo, ma ripeto, non importa, perché è un gioco che voglio comunque giocare. Allora, detto questo, andiamo immediatamente a fare la nostra partita. Io l'ho a malapena visto questo gioco, per cui sono digiuno, eh. Mamma che spacconate. Max, grande. E questa è la sua macchina, ragazzi. L'Interceptor, se non vado errato. Ecco ragazzi, è di una violenza inaudita questo gioco, io lo premetto. Mamma che figata. He was one such man, one who had lost all, over and over, and to this he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind. E vorrei anche dire che ha il tutore per la gamba, come nei primi Mad Max con Mel Gibson. Cioè, i particolari sono stupendi di questo gioco, eh. Scrotus, ho letto bene? Si chiama Scrotus? È una mia impressione che si è chiamato Scrotus questo? E ha quella cosa sul pisello, questo si chiama Scrotus e si chiama... E ha quella roba lì. Si chiama Scrotus! Si
Si chiama Scrotus e ha uno sperone sul pisello. Cioè, ma... rendiamoci conto. Cioè, questa cosa... Possiamo chiuderlo adesso il gioco dopo questa cosa. Io sono ancora sconvolto, scusate. Cioè, dopo tutte ste legnate ancora c'hai voglia di... Ancora Scrotus. No, adesso per me questo è diventato il tormentone. Scrotus, mamma mia. Chiaramente un simbolo fallico, questa lancia con la sega elettrica. Oddio! E non fa bene questa cosa. Cioè, ma ancora... Ma che cazzo è? Hai un affare piantato in testa e... ma d'altronde lui è Scrotus, lui può. No, no, adesso mi diventa un tormentone questa cosa. Ah, è morto, meno male, però perché... No, però mi è morto subito così Scrotus, no. Doveva essere il nemico finale, Scrotus. Cioè, però adesso diciamocelo, al di là del nome del tizio, è una figata, è un film fondamentalmente, è bellissimo. È il cane di Scrotus quello, eh. Ok, basta, la finisco con questo Scrotus. No, basta però farmelo vedere, perché sennò mi ritorna in mente e non mi concentro più. Allora, abbiamo fottuto i vestiti a un morto. Cioè, da una doppietta siamo passati a un tubo con un grilletto, fondamentalmente. Ok, quindi suppongo che ci sia modo di poter crescere. Allora, ok, ci sono i salvataggi automatici. Ho bisogno di acqua. Ah, ok. Allora, da quanto ho potuto vedere... Ah, ok, con questo si salta. Da quanto ho potuto vedere, in questo gioco ci abbiamo una borraccia. Possiamo riempirla d'acqua e l'acqua ci servirà poi per poterla bere, ovviamente, e recuperare la vita. Ragazzi, guardate graficamente quanto è curato. I panorami... Cioè, le Westland si dovrebbero chiamare, le Westland, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamano questo luogo, ma guardate anche il riverbero del sole, quanto fastidioso è, proprio per... Cioè, proprio immersivo questo gioco, a me ispira da morire. Ah, ok, allora, qua abbiamo trovato dell'acqua. Ecco, io sto giocando, ragazzi, con il joypad della Xbox 360... Perché un gioco del genere, nonostante io faccia un po' cagare... Allora, bevi dalla borraccia per recuperare la salute con... Ok, il grilletto qua sopra. E recuperiamo la salute che vediamo in basso a sinistra della minimappa. Mentre la borraccia ce l'abbiamo subito sulla destra della minimappa. Abbiamo un fucile di livello 1 con nessun proiettile. E poi abbiamo anche lo spazio per un coltello. Che cazzo hanno fatto al mio cane? Devo trovare il cane. Ok, ma... E che cazzo è questo? Bell'uomo. Start ablaze by godly plug ignite. Revolution about revolution rejoice. Please, don't kill Chum Bucket. Please. Chum Bucket, almeno questo è un nome decente. I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. And Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that.
I came here for the part. You see, I'm a black finger. Un dito nero, che praticamente uno che sa aggiustare tutto in pratica, riparare le automobili, costruirne. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum bucket's not stupid. Ma è un bell'uomo questo qua, con questa storia, tra l'altro, che a me piace molto perché è un mix, no, tra la religione, i motori, che effettivamente è immersiva anche questa nell'ambientazione. Chissà quanto rimorchia questo tizio. È un bell'uomo, in più, con questa bella storia. Abbiamo il cane qua che è ferito, eh. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. Then I can show you where they took the black on black. I can fix it, cioè lo può aggiustare, neanche. Up that path! But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Cioè, ha questo linguaggio, no? Un pochino come se fossimo tutte delle macchine, è bellissima questa cosa. Allora, qui abbiamo del cibo per cani, che cos'è? Sì, è cibo per cani. Ah, recuperato totalmente. Allora, mangia cibo per recuperare la salute velocemente. Ok, abbiamo recuperato tutta la nostra salute. Cibo dei cani molto nutriente. Allora, devo trovare i cavi per la carrozza di Chum. Ok. Allora, col grilletto qua si fa anche lo scatto, quindi si corre un po' più velocemente. Che bel luogo. Che bel posto allegro. Oh, we got dead man. Un morto, ma siamo degli sciacalli in effetti. Saccheggia i cadaveri. Munizioni, quindi li mettiamo all'interno del fucile. Allora, abbiamo due munizioni trovato. Quindi una ha caricato il fucile e l'altra l'abbiamo di riserva. Allora, possiamo arrampicarci dove ci sono queste cose qui gialle, d'accordo. Ok, abbiamo già il primo coglionazzo qui da dover far fuori. Ma no, ha fatto... Ma brutto stronzo. Ma vaffanculo. Ma brutta merda. Ah, oh. Ma sono morti. Va bene, d'accordo. Se la... Cioè, vabbè, io volevo magari saccheggiarli. Vabbè, quindi con la X si danno i cazzotti. Cazzotti, benone. Anche perché i proiettili suppongo siano particolarmente rari. Oh. Allora, usa la X per... Sono più avanti, io vecchio mio, ho già capito. Con la X per colpire un nemico, la Y per... Ah, ok, per parare un attacco. Reagisci con X dopo una parata per eseguire un potente contrattacco, va bene? Continua con la X dopo un colpo o un contrattacco per eseguire colpi consecutivi. E fin qua ci siamo. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, allora c'è una violenza inaudita, un pochino come Shadow of Mordor, ragazzi. Quindi con grande soddisfazione, io direi anche. Dei rottami. Tieni premuto la X per un colpo pesante. Bah, madonna mia, che cazzo è? Porca miseria. Mamma mia, che violenza inaudita. Bellissimo, bellissimo. Figata. Allora, qui abbiamo la nostra missione. Teniamo premuto, abbiamo trovato sti cavi. Ok. Ma devo riportarli. Allora, informazioni area. Usa informazioni area per controllare rapidamente il numero di oggetti opzionali in questo posto. Teniamo premuto. Allora, punto di sciacallaggio. Accampamento delle carcasse. I punti di sciacallaggio possono contenere oggetti utili come rottami, munizioni e cibo, oltre a parte di progetti e reperti. Per rivelare tutti i punti di sciacallaggio, completa i progetti squadra di esplorazione nelle fortezze. Quindi devo trovare altri due rottami. Allora, qua c'è da poter salire perché c'è sta affare giallo. E infatti qua qualcosa c'è, molto bene, ok. E... adesso devo cercare gli altri rottami.
Onde cazzo sta? Ah, eccoli! Eccoli! Ok. Perfetto, luogo di sciaccallato, stavo per dire. Abbiamo sciaccallato il posto, quindi adesso dobbiamo tornare da Chum. Ma è bellissimo comunque, sto gioco. Cioè, fatemi sapere anche voi la vostra, ma... E quello che cazzo è? No, not yet. You are not ready. Wait! Ecco, ovviamente adesso quel posto lì non lo potremo mai raggiungere. E quindi sarà un qualche cosa che si svilupperà, suppongo, poi nella storia. Guardate il sole, cavolo, che... Che figata di effetto che fa. Oh, Dinky D perde olio. Cioè, vedete, proprio... Ma che schifo, cazzo, dai. Ma poi, tra l'altro, mi curi il cane con un cacciavite. Oh. I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not. Praise be! Praise be! Ok, allora. Ma guardate anche le impronte, ragazzi, sulla sabbia. Cioè, è eccezionale, dai. Io sono stato contento di prendere questo gioco. Voglio sperare che interessi e piaccia anche a voi, perché merita. Minchia, che catorcio. Questa è la carrozza. Metti il cane nel retro della carrozza. Ok. Easy. Ok. Allora, giustamente qua i volanti sono sulla destra. Allora, accelera, retromarcia, ok, con i vari grilletti. Minchia se parte. Viaggia sta cosa. Aiuto. Aiuto. Cazzo, non è facile, Non è facile. From that lucky look point, we may be able to spot your car. Ok. We can see the camp from up there without risk of detection. Ok, allora seguiamo Chum. Ma Chum sembra un po' un nome di un Pokémon, non vorrei dire. Over here. Over. Come look. Che bello! La carena di una nave. Scrotus. Ancora Scrotus. But he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Please. My dear, it's better for you and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast, it's scrap, it's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher. No, stanno smontando l'interceptor. How tough, how fast. Ma che figata le collane con le candele della macchina. Anche l'orecchino ho visto. No, ci può costruire una figata di macchina. Allora, missione completata. L'auto è andata, va bene. Allora, usa il binocolo per esplorare le zone da lontano. Che bello, c'è lo zoom. Perfect place to build a car. Ah, ok, quindi fondamentalmente questo sarà la nostra officina, un'altra carena di una nave rovesciata, molto bene, molto bello anche questo discorso del binocolo, ragazzi. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco, io spero possa farvi piacere che affrontiamo insieme l'avventura in Mad Max. Per il momento noi ci fermiamo qui, quindi mi raccomando, mi piace, condividete, commentate. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. State in campana, ragazzi! Alla prossima!